Merda! Live! Ti ho detto eccoti. Ne ho abbastanza. Che cosa? Non ha più potere. No, non c'è più. Quindi lui veramente può... Che sta succedendo? Quindi non è solo una benedizione. Ridammela. 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 Mia signora. Lei dov'è? Dov'è Garuda? Che cosa mi hai fatto? Che cosa hai fatto? Guardatemi, mia signora. Riprendetevi, vi prego. Che diavolo sta succedendo? Cioè, non ha preso tipo la benedizione, ha preso proprio Garuda dentro di sé. Il suo potere tu gliel'hai strappato. Come hai fatto? Oh, merda. Spero che i portatori siano scappati. Clive, la fortezza sta per crollare. Non voglio essere qui quando accadrà. Se il tuo dominante ha appiccato il fuoco, e credo di sì, sarà fuggito. Maledizione. Eccolo. Sì, ma questo a me sembra Joshua. Che cos'era? Senti anche la voce da ragazzino. Ho creato un diversivo come mi avete chiesto. Gli abitanti sono riusciti a fuggire. Dovremmo seguirli. Sì. Ci potrebbe anche stare con l'età, perché Joshua era piccolino. 13 anni, a che età potrebbe arrivare? Appena 18enne, forse neanche. Forse 19-20 anni addirittura. Quanti anni aveva Joshua? Non mi ricordo. Non lo so, è particolare questa cosa. Molto particolare. Oh, guarda, è giunto il mattino. Ecco la cavalleria, ansiosa di far fuori gli stronzi che non gli hanno fatto fare colazione. Io penso che sia così. Se la gente ci becca mentre usciamo da un carro in fiamme, potrebbe fraintendere. Sì. Cioè, la Fenice risorge dalle sue ceneri. Le ali del cambiamento. Il potere del vento. Clive ha rivendicato una parte dell'essenza dell'Aegon Garuda. Ecco, vedi? Ha rivendicato una parte dell'essenza dell'Aegon Garuda, quindi non ha effettivamente ereditato lo spirito di Garuda. Ha ereditato una parte del potere di Garuda. No, oltre al Rebirth basta, non ti bastano due Final Fantasy in due anni. Sintonizzarsi con Garuda non solo cambia l'aspetto elementale degli incantesimi di Clive, ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità degli Aegon, come lacerazione, una raffica mortale di artigli che può squarciare l'avversario per più colpi. I dettagli sull'abilità si trovano nella sezione abilità del menu principale. Il talento degli Aegon di Garuda stretta letale può essere usato per attirare nemici più piccoli e leggeri verso Clive. L'azione può anche far cadere nemici più grandi che vengono fatti parzialmente vacillare. Quando la loro barra di volontà raggiunge il 50%, far cadere un nemico in questo modo può infliggere danni significativi.
Ah, quindi quando faccio... Ok, vedi? Quando gli faccio il 50%, li attiro e gli faccio più danno. Ok. Vabbè, ma Ever Crisis è quello per mobile, però. Cambiare icon. Premi triangolo per scorrere in tempo reale gli icon a cui sei attualmente sintonizzato, permettendomi una maggiore variabilità di attacchi. Tempo di ricarica delle abilità. I tempi di ricarica delle abilità degli icon sono visualizzati intorno alle relative icone del settore delle abilità. La disponibilità delle abilità di tutti gli icon è così... Vabbè, questo sì, l'abbiamo visto già nel tutorial. E questa è una cosa Hai molto strappato i poteri a simile. Benedict. È una cosa molto simile a Forspoken in teoria. Allora, ma se io vado su abilità, ecco qua. Garuda incanalata. Madonna, sembra una bestemmia, detto così. Ok. Garuda incanalata. Allora, abbiamo preso Arrocco della Torre. Ah, sì. Questo è tipo una sorta di counter. Questa è lacerazione. E questa invece è l'acrobazia che mi fa salire in aria. Hai ancora, vero? Aspetta però, perché effettivamente... Allora, questa è lacerazione, che non è male. Questo invece è acrobazia crudele. Io invece farei questo qua. Che è tipo una sorta di parry. Che poi, oddio, non è una sorta di parry, è più un counter che un parry. Perché vedi, quando ti attaccano tu puoi fare il counter e sei a posto. Credo di sì. Riesco a sentirli. Insieme alle Insieme alle fiamme. fiamme. Beh, non sei curioso di provarli? Cioè, cosa potrebbe andare storto? No, figurati, niente. Cosa potrebbe andare storto? Fermi lì! Garuda, concedimi la tua forza! Dove spuca? Visto che è carino, che me li attiro. Visto? Così praticamente ce li ho sempre, sempre a portata di mano. Ecco, ora devo riabituarmi però a cambiare... ora devo riabituarmi praticamente a cambiare la... diciamo la strategia e gli attacchi con i vari icon, perché poi me lo scordo e quindi non so più cosa fare. Ora devo riabituarmi di nuovo. Allora, io direi che a sto punto ci esploriamo questa zona. Ecco, vedi, ci esploriamo questa zona. Arriviamo alla fine. E così poi stacco, cioè posso salvare. E stacco. Così poi possiamo andare tutti a nanna. E domani si continua. Madonna, vorrei tanto mettermi a fare una bella maratona, ma purtroppo mi è impossibile. Mannaggia ai doveri di casa. Allora, qui è chiuso, quindi non c'è nulla che possiamo fare. Che poi fondamentalmente Garuda ha il fatto di attirare i nemici a sé, mentre invece la Fenice mi teletrasporta praticamente verso gli avversari, che è molto simile come cosa. È molto simile come meccanica, quindi mi ci trovo abbastanza bene. Sono gli attacchi che un pochettino mi fregano. Perché dovrei mettermeli... Ecco, dovrei fare questo invece. Dovrei spostare lacerazione. Allora, io dovrei spostare. Perché siccome qua c'ho il parry, che è quello là delle fiamme, io qua dovrei fare praticamente la stessa cosa. Esatto. Così qua metto l'altro parry come questo. E qua invece c'ho quello rotante. E qui ci metto lacerazione.
che è quell'altro rotante. Così non confondo i tasti, perché così so che con quadrato più R1 posso fare sia il parry dei proiettili con la fenice, oppure il parry per gli attacchi fisici con Garuda. E io so che quadrato più R1 mi servono a quelli, ma tanto non me lo ricorderò mai e poi mai, figurati se me lo ricorderò. Sì. Figurati se me lo ricorderò. Pensavo di avercela fatta, invece... Visto che bello. Madonna mia. Quello col tuono ha shottato tutti. Ma quindi penso che io a sto punto prenderò pure i doni di Sid. Secondo me succede che Sid muore o comunque si sacrifica. Anche lui sarà un altro di quelli che crepa. E mi darà poi i suoi poteri. Così avrò anche i poteri di Sid. Ehi tu! Andranno come tutti gli altri. Aia. Get over here! Madonna, mi sembra tanto Scorpion. Mi ricordo tanto Scorpion. Che mi fa fare get over here! Prendo tipo gli avversari e me li trascino verso di me. Non so se prendere Mortal Kombat quando uscirà. Perché alla fine, boh, non lo so. Se lo trovo a poco... Forse lo prendo. Per giocarci per cazzi miei, ovviamente. Ah, non mi fa sa- non salta, peccato. Non ci sono altri oggetti qua, vero? Ah, là ce n'è uno. Oddio, là c'è un nemico big. Ah, là ce n'è un altro oggetto. Siete pronti per combattere? Il ponte è chiuso! Andatevene! Oppure finirete in prigione! Oh, dai, su, non dire! Non dire queste cose! Ah, vero che lui è un nemico grosso, quindi... al 50 devo provarlo. Ecco, così. Spam! Bello, sprecato, benissimo. Ferri. Nemici uccisi. Ok, abbiamo ripulito l'area. Prosegui verso nord. Ok. Ok, così qua possiamo chiudere.
Dannazione, Cap. Stai cercando di farti ammazzare. Non sono io quello che gioca col fuoco. Non avete proprio mezze misure, eh? Seguitemi. Quindi, se non avete liberato voi i portatori, chi sarà stato? Bella domanda. Qualcuno che non era impegnato a combattere un'arpia, direi. Ma ora sono al sicuro. E se lo sono, è solo grazie a te, Gav. Ah, faccio solo il mio lavoro, direi. Quindi, che cosa è successo al Dominante? Sparito. E mancava così poco. Beh, io posso rintracciarlo. Perché lo faresti? Sid mi ha parlato della tua famiglia. L'impero mi ha portato via dei cari. A volte la vendetta è l'unica cosa che ci sostiene. Grazie. Fate attenzione, fratelli. Credo che tu gli piaccia. E poi con quella lingua... Che credo che tu gli piaccia. Non c'è più. Non c'è più. Mia signora, resistete. Vi porteremo... Non c'è più, non c'è più. Che cosa devo fare? Barnabas? Quanto manca alla strada costiera? Di questo passo non arriveremo per il tramonto. Lo scoprirà. Mi caccerà via come tutti gli altri. Che devo fare? Che devo fare? Mia signora. Oh, porco... Garuf. Ci sono i sangue ferreo? Cosa abbiamo qui? No, sembrano banditi. La venderemo bene, oserei dire. Di certo faremmo un grave torto agli schiavisti. Se non... testassimo quanto vale. State indietro! Oddio, non ci credo. Ah, quando si è risvegliata Garuda, forse questa è la scena. Eccola, c'è Sid. Tranquilla. Non ti faranno più del male. Su, andiamo a casa. È questa, Sidolfus. La punizione per non averti ascoltato. Questo maledetto mondo! Ecco, sei risvegliata. Aspetta. Vedi, è diventata tipo oscura. Perché gli occhi sono diventati tipo gialli. Non ce l'ha più tipo verdi, che era prima tutta verde. È tipo diventata oscura. Sid. L'hai percepito anche tu? Eh sì. Garuda. Per le fiamme.
etere! Non può controllarlo! Se non fermiamo Garuda, quel vortice inghiottirà l'intera foresta e anche noi! Allora la fermerò. Tu la fermerai. L'ho sentito ancora. Qualcuno mi chiama. Merda, ragazzo, non vuol dire che devi dargli ascolto! Ma dovevo andare con Gav. Dovevo andare con Gav. Oh no, ma quindi ci posso andare? Clive, temo che tu non riesca a capire. Non stai entrando in un semplice venticello. L'ira di Benedicta non conosce alcun limite. Questo quando è di buon umore. Non voglio sapere che cosa ci attende. Io invece sì. Voglio proprio scoprirlo. Porca miseria. Sono troppo curioso però. Sono troppo curioso, voglio vedere se effettivamente possono manifestarsi Dark Aikon in teoria. Perché ovviamente gli Aikon si possono manifestare con la volontà, con l'etere. Però vedi, lei ha avuto tipo una sorta di... non lo so, una sorta di shock che l'ha fatta diventare dark, no? Sembra quasi oscura. E ha creato, guarda quante ne ha create! Guarda quante ne ha create! Madonna mia! Non mi tratterrò! Ma le devo uccidere tutte? Cioè, forse no. Però io le voglio uccidere tutte lo stesso. A parte che là ci sono oggetti. Ma si rigenerano o è una mia impressione? No, vero? I danni li subiscono almeno, la cosa buona è questa. C'è mano sacra. Mano sacra, addirittura. Ce ne sono altre due. Troppo lento.
Guarda dove si va. Guardia est. Però qua non ci sono oggetti. Non mi tratterrò. Stavolta no. Ok. Madonna, non vedo l'ora di avere i perri. Porca puttana, con i perri mi diverto. Ok, le abbiamo ammazzate tutte, mi sa. Vero? Sì. Abbiamo ammazzate tutte. Vediamo se ora effettivamente è vero quello che penso. Nido del drago. Ci troviamo a Nido del drago. Quindi siamo in contatto con un cristallo. Lo sento. Qua così? Entra nel vortice. Oddio. Vedi, qua si è aggiornato nel frattempo. Quindi tocca andare un attimo qua. Per vedere cosa c'è. Però, oddio, mi sta venendo quasi la voglia di sospendere. Di sospendere tutto qua. Per lasciarvi, compreso me, in pizzo per vederlo domani. È che non riuscirei a farlo. Spada bastarda. Ok, già qua iniziamo ad avere cose interessanti. Qui ci saranno i nuovi stage, ovviamente, con la modalità arcade. Allora, quindi la modalità arcade. C'è il combattimento con Benedicta. Bello, bello. Qua mi posso divertire un casino. Ah, qui possiamo dare una bella scorpacciata di lore al nostro amico. Ecco, gli raccontiamo le cose. Ho trovato qualcosa di speciale. Ho trovato qualcosa di speciale. Il termine Egi viene storicamente usato per riferirsi a entità eteriche che devono essere evocate dai dominanti. Gli Eghi sono in grado di lanciare potenti magie legate all'elemento del proprio creatore. Sebbene innegabilmente formidabili, svaniscono all'istante se il dominante che li ha evocati viene ucciso. Vedi, questo sarebbe figo se io potessi essere dominante di qualcosa e mi creo i minion. Oggi. E potessi crearmi i minion. Vedi, attendente di Margrace. Ah, sì, ok, eccolo. Uomo chiamato Margrace. Quindi il dominante del fuoco si chiama Margrace. Le librerie sono sempre aperte per te. Il fabbro invece cosa può fare? Vediamo se possiamo migliorare qualche cosa il fabbro. Non vedi che sono impegnato? Madonna mia, che sei. Per te. Che sei scorbutico, però. Vedi, questa è 120. Quindi in realtà diciamo che non è tanto meno. Cioè, non è tanto più scarsa rispetto a quella che ho. E poi esteticamente è anche più figa. Quindi potrei anche craftarla in realtà. Tanto un bordello di materiali, ma sì, craftiamolo. Nemmeno un graffio, eh? Sì, l'equipaggio. E posso rinforzarla? Ecco, +2.
Così basterà. Ok, grazie. Finito? Oh, bene. Vedi che bellina questa spada invece. Sì, vediamo anche i cosi. Ecco qua. 33 e 4 di PV. Invece questa 33, questa invece 28 e 3. Contrariamente alla maggior parte dei braccieri protettivi, le corone d'acciaio forniscono una discreta protezione a chi le indossa. Artiglio di viverna, ne ho uno solo, tra l'altro. Vabbè, questa la possiamo fare. Modestia a parte, davvero sì. Niente male. Ma sì, craftiamole, dai, tanto... Durerà un bel po', vedrai. Craftiamole. Di tanto ce li abbiamo gli oggetti. Così per basterà. Ora. Ce li abbiamo gli oggetti, dai, su. Non un capolavoro, ma può andare. Poi quando non ce li abbiamo, facciamo... Facciamo ciao. Così. Ciao. Come cazzo mi ha salutato? Ciao. Prima tutto incazzato, non lo vedi che ho da fare. E poi ciao. Vabbè, niente, ti sei castagliato anche tu. Oddio, va bene. Quindi entriamo nell'occhio della tempesta a sto punto. Va bene, dai. Ormai sono curioso di sapere che cosa è successo. Poi dopodiché stacco. Ma è lui? Dice questo labiale che non si capisce che cosa dice. Fermo! Clive! Ma era? Il dominante che ha ucciso mio fratello. Sei assolutamente certo che sia lui? L'ho rivisto ogni notte negli ultimi 13 anni. Ho visto le fiamme del suo eco divorare Joshua. Attento! Torna qui! C'è anche Torgal con me! Ah, mi ha lasciato solo! Non preoccuparti per noi! È l'occasione che aspettavi, vai! Sid! È la classica cosa che devi restare solo, tipo. E non puoi avere il supporto del party. L'hanno fatta così. Ok, ci sta. Risveglio, attenzione. Qua è molto più interessante di quello che si pensasse. Nel cuore di una violenta tempesta, Clive sente una voce familiare che lo chiama. Il giovane segue la voce nella speranza di trovare la fonte della sua profonda inquietudine e di poterla placare una volta per tutte. Ah, qui... Ok, qui si sblocca la modalità risveglio, quella che ti fa diventare mezzo Aegon, tipo. Che c'era nella demo. Tipo la furia di Sparta in God of War, praticamente. Oddio! Non sono qui per te, Garuda! Che tra l'altro non sembrava neanche tanto Garuda, ma... qualcosa di diverso da Garuda. Senti anche la musica! Tan 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 tan. Non mi fermerai, Garuda. Oh merda. Gli jumpscherini così. Eccolo, lui là sopra. E quel labiale, che bisogna. Tutto viene detto da quel labiale. Che noi non sappiamo che cazzo mi dice.
Oddio. È che non gli levo niente. Pure qualcosa di danno gliela faccio. Atterramento. I nemici più grossi vengono fatti parzialmente vacillare quando la loro barra di volontà è ridotta al 50%. Usare la stretta letale di Garuda su un nemico parzialmente vacillante lo farà cadere, rendendolo vulnerabile agli attacchi successivi. Si è fermato gli HP, quindi mi sa che qua c'è una scena. Cioè, l'ho fatto in perfetto comunque finora, eh? Cioè, giusto per dire. Questa cosa l'avevamo vista noi. Ce l'avevano fatta vedere. L'avevamo vista noi questa scena. Garuda uccisa addirittura. Uccisa. Uccisa. Thank you.
Cioè, ha ucciso un Eikon. Ah, ecco, mi sembrava strano. Sei soltanto un mostro. Io. Ecco, ora quasi risveglio. Non mi lascerò fermare! Risvegliati, oh porca troia. Ifrit, vedi? Risvegliati, Ifrit. Quindi è veramente lui, Ifrit. E allora puoi vedere che quel ragazzo è veramente Joshua che l'ha avvertito? Cioè che stava avvertendo Clive, praticamente? Ora la domanda è, perché esistono due dominanti del fuoco? Ecco, vedi, Ifrit, è lui Ifrit. Lui ha ucciso Joshua, ma il fatto è che Joshua non è realmente morto. E quello incappucciato probabilmente è Joshua stesso che avvertiva Clive. Mamma che figo, Ifrit. Ora comando Ifrit. Oh, incarnare Ifrit. R1 attacco, R2 attacco a distanza, cerchio schiva. L2 può essere utilizzato per caricare un nemico coprendo grandi distanze in breve tempo, oltre a infliggere danni se lo colpisci. Le abilità disponibili quando si incarna Ifrit si possono confermare tramite la selezione abilità del menu principale. Oddio! Madonna! No, ho sbagliato! Merda! Pensavo di schivare, invece dovevo attaccare. Madonna mia! È bellissima questa cosa! Questa cosa. Ma Ifrit è bellissimo, Ifrit. Thank you.
Madonna, Ifrit è bellissimo. Oh cazzo. Vabbè, ma come si è riparata lei, ora si ripara anche Ifrit. Madonna mia! Stilisticamente è bellissimo sto scontro. Madonna, 136.000 HP a top. Gruda uccisa per l'ennesima volta, ma sarà morta davvero stavolta? Frammento del vento, usato per la creazione, la manifestazione del potere dell'Eikon Garuda. Questo frammento di cristallo è leggero come una piuma ed emette un leggero ronzio se avvicinato all'orecchio. Madonna mia. Vedi, la domanda ora è perché ci sono due Eikon del fuoco? Controllalo, Clive! Perché sei tu, vero? Madonna mia! Fermati! Ora! Anche lui si è trasformato. No, madonna, sta sequenza è incredibile. Madonna. Ramu. Visto, lui non lo controlla. A differenza degli altri non lo controlla. Ma io voglio vedere Bahamut, ragazzi. Madonna, Bahamut è il mio preferito. E ora però per fare sta trasformazione... infatti. Per fare sta trasformazione si è disintegrato, mischia. Dovresti essere meno gentile. Gran bel macello. Però l'ha salvato.
Il fantasma che cercavi è sempre stato dentro di te. E questo purtroppo ce l'hanno spoilerato un po'. Capisco perfettamente che cosa provi. Dalla pubblicità, campagna marketing, ce l'hanno un po' spoilerato sta cosa. Peccato, sarebbe stato bello avere un bel colpo di scena. Vabbè, era una cosa anche abbastanza prevedibile, però. Mi sa che stavolta però... Benedicta c'è, ciao veramente. Perché? Perché gli hai dato ascolto? Ben, non era questo che volevi, vero? Addio, Benedicta. Quel ragazzo incappucciato è Joshua. Sicuro Joshua, allora. È sicuro Joshua. Che è come se gli avesse detto qualcosa a suo fratello, tipo non preoccuparti, tipo una roba del genere, come se sapesse che... Non lo so, cioè è come se quello fosse Joshua rinato e che stesse, come per dire, tranquillizzando Clive nel dire tranquillo. Almeno secondo me. Odino! Madonna mia! Il re è audace o disperato? Ma quindi il re di Wallod è Odino? Personalmente, altezza. Ma certo. Minchia, ma certo. Il soffio di Grigor ti guidi. Ma lui è Bahamut! È Bahamut! Madonna, che bello, Dino! È Bahamut! Il principe è con noi! Madonna mia! Guardalo che bello! Visto lui è il capo dell'esercito di Sacred, là come si chiama? Che hanno i dragoni, infatti, loro come... Formate i ranghi. Hanno i dragoon. Quindi Wallod è... Quindi il re di Wallod è Odino? Vostra Altezza. Sabotatori. I loro attacchi sono frequenti e diffusi. Anche nella sacra capitale. Sunbreak, là, come si chiamava? Che ne sarà di mio padre? Sua radiosità sta bene. Ma ha richiesto più guardie cittadine. Non possiamo aspettarci rinforzi, purtroppo. Non importa. La sicurezza dell'imperatore è essenziale. Mio
occuperò io di questi nemici. Vedi, loro lo controllano alla perfezione. Il loro Aegon lo controllano alla perfezione. Oddio, è tutto nudo. Ero io. Ho ucciso io, Joshua. Ah, sei sveglio. Sei uno pieno di sorprese. Prima quel trucchetto con Garuda e poi anche l'altra cosa. Non sapevo che ne fossi capace. Fallo. Eh? Uccidimi. Ero io. L'ho ucciso. Ho ucciso Joshua. Ho ucciso tutti. Sono un mostro! E merito solo la morte! Quindi fallo! Finiscimi! Ti prego! Ti prego! Minchia! Sì, posso ucciderti. Se è quello che vuoi. Ma prima... ho pensato di darti il beneficio della mia infinita saggezza. Per come la penso io, diciamo che, visto che sei ancora vivo, potresti anche renderti un po' utile. Vestiti. Per quanto tu sia carino, non sei il mio tipo. Allora, ti aspetto nel salone. Oh, chiappette in aria. Adesso che cosa farai? Colpa e castigo. Ma questo lo vedremo domani. Oh, vedi, ci sono anche le side quest. Così le faccio in mattinata, domani. In alcuni momenti del gioco le missioni secondarie diventeranno temporaneamente non disponibili fino a quando non saranno stati compiuti i progressi nello scenario principale. In questo caso, i personaggi con missioni saranno contraddistinti dall'icona col lucchetto. Ok. Ormai sentiamo cosa da dire. Perfetto. Allora,